tutti ragazzi, qui è Giuedre60 e ben ritrovati nel mio primo canale. Benvenuti nel secondo episodio della Superlega con Sequolf. Benvenuto Sick, benvenuto. L'altra volta abbiamo fatto l'Ajax, oggi tocca all'Arsenal. Ti sei studiato la formazione come ho fatto io ieri notte che non ho dormito? Non hai idea, sono 3 giorni che non dormo per studiarmi la formazione, bravo, mamma mia. Bravo, così ti voglio, professionale e cattivo. Qui nello schermo vi metto la classifica aggiornata, signori, perché in questo momento Sick è in vantaggio, visto che ha fatto più punti di me con l'Ajax. Andremo in ordine alfabetico e vi ricordo due cose. La prima è quella di lasciare un bel mi piace, perché se arriviamo a 5.000, anzi, quando arriviamo a 5.000, si sbloccherà il terzo episodio di questa serie, di questa Superlega. Quindi ragazzi, il mi piace è fondamentale, siete voi che decidete quando uscirà il prossimo episodio, quindi mi raccomando, lasciatelo. La seconda cosa è, vi invito a vedere il primo episodio, perché lì ho spiegato il regolamento nel dettaglio e quindi non possiamo ripeterlo di nuovo. Andate a vedere il primo video, che lo trovate 3, 4, 5 giorni fa sul canale. Allora, io direi di partire subito, non perdere tempo perché c'è tanto lavoro da fare. Però prima di iniziare dobbiamo pescare il modulo, perché qui abbiamo dei paletti anche abbastanza severi. Vado io con il primo bigliettino. Ovviamente poi pescherò anche per Sequolf, perché io ho un modulo abbastanza carino, Bono per Foot. Mi trovo molto bene a giocare con questo modulo in game. In simulata però non so cosa faccia, come renda. 4-1-2-1-2-1-2-1-2 stretto. Questo è il mio modulo. Giocate in 40. Okay, sì. Ottimo. E io? Allora, vediamo un po'. Ovviamente, signori, qui è tutto falso, quindi cercherò di proposito di beccare il bigliettino con il modulo più brutto possibile. Okay. Tanto lui non se ne accorge, quindi possiamo imbrogliare. Sì, sì, io profilo basso. Ah, che brutto modulo! Però non so se rende, Il... Il 5-4-1 in linea, 5-4-1 in linea per Sequolf, mamma mia. È un casino. Stai un po' con le pezze, porca miseria. Però ci sta. Signori, iniziamo a lavorare su questa squadra. Le regole già le sapete. Non dobbiamo prendere i giocatori presi nell'ultimo video, quindi qui davanti a me, e credo che anche Sick abbia un fogliettino con tutti i nomi acquistati nel primo episodio. Quindi cerchiamo di variare e di prendere giocatori diversi. Ma porco tutto. Non ti piace questo modulo? A cagare, non è che non mi piace, ma proprio a cagare. Ma nel 5-4-1 in linea i giocatori sono degli ADA o dei TS? Credo che siano degli ADA. Sono degli ADA, madonna mia, che casino. È la vita, Sick. È la vita. Io ho scelto il modulo, ho messo il modulo in formazione. Però prima di fare calcoli voglio prendere il pischello dell'Armavera, perché è una TT a 16 anni. Però secondo me lui può tranquillamente cambiare posizione. Forse è un difensore centrale barra terzino. Lo mettiamo subito in prima squadra perché è un 61, quindi abbastanza scarso, dovrebbe fare un grande upgrade. Mi aspetto un grande upgrade. Si chiama Rot. Se messo difensore centrale fa più 7. Se messo CDC fa più 4. Mi sa che devo farlo giocare in difesa. Quindi devo metterlo in difesa al posto di un giocatore che è abbastanza carino, sinceramente. Potrei anche metterlo terzino oppure adattarlo CDC. Forse è meglio, perché nella simulata, signori, il difensore centrale è molto importante. Quindi potrei sacrificare qualche punticino di upgrade per metterlo CDC. Io il giovane ancora non l'ho visto, se ti può interessare. Okay. Ma perché, cioè, sono completamente in alto mare. Cioè, la squadra è difficilissima da resettare in un 5-3-2, tipo 5-4-1, anzi. Allora, il giovane è questo qua, lo promuovo. Vediamo un attimo che cosa sa fare. Io sto vendendo i primi giocatori, non li faccio neanche vedere perché sono pipponi, 10 milioni, 8 milioni, 12 milioni, quindi non sono proprio cessioni importanti, perché ho messo, come dicevo prima, tanta gente importante. Tu invece come sei messo, Sick? Ti vedo silenzioso e in difficoltà. Sì, molto in difficoltà, ma perché ti ho detto è un modulo impossibile praticamente, cioè soprattutto per una squadra che andava già riformata, è un modulo difficilissimo e non so proprio dove mettere le mani, anche perché non ho tutti sti soldi. Sì, sono 90 milioni, ma sono pochi per pensare di cambiare tutto praticamente. I giocatori non sono da quel modulo là, cioè c'ho tipo Odegaard e trequartista, che ci faccio? Sto cercando di cambiare il ruolo, ma è molto difficile. Allora, io intanto ho preso il primo giocatore, eccolo qui, e poi vado subito sul secondo. Poi mi segno anche il suo nome, un giocatore che non posso più riprendere. E poi vado su un altro giocatore che in realtà non posso più, cioè nel senso non prenderò praticamente mai, perché alla fine
L'Arsenal diciamo che è una squadra scarsa, tra virgolette, scusatemi il paragone, se ovviamente paragonato a tutte quante le altre squadre presenti in questo campionato. Quindi questo giocatore qua è un giocatore molto molto carino, ma che non prenderò mai più. E quindi perché non metterlo nel mercato? Perché non metterlo sul mercato? Cioè, perché non comprarlo, scusatemi. Vediamo un po', provo con Gabriel Martinelli come contropartita. Sono interessato a Gabriel Martinelli, quindi Gabriel Martinelli più 17 milioni. Ho comprato, secondo me, un giocatore abbastanza carino. Beato te, io sto trattando per il primo acquisto. L'ho preso, ce l'ho fatta, sì, me lo segno subito. Sento il rumore della penna che scrivi. Madonna mia, sembra che siamo, non lo so, il notaio sì, con fallazione. C'è della professionalità in tutto ciò. Ok, fatto il primo acquisto ufficiale, ottimo. L'unico che tra l'altro al momento avevo messo in conto, e l'altro giocatore da prendere sarebbe questo. Vediamo un po' se... Sì, proviamo a prendere lui, che sarebbe ottimo per il ruolo che ci serve. Allora, io sto provando a prendere un giocatore e fortunatamente è in scadenza, quindi meno male, posso prenderlo. E posso mettere come contropartita qualcuno, perché ho abbastanza giocatori carini, soprattutto in panchina, anche se comunque mi servirebbe qualche riserva, quindi potrei prenderlo anche senza mettere nessuna contropartita. Forse posso mettere un difensore centrale, sì, sono abbastanza pieno di difensori centrali, quindi posso mettere lui che è abbastanza giovane, quindi ci sta come cambio. E vicino ci metto 30 milioni, vediamo un po' cosa ci dicono. 37 più Saliba, è il giocatore che ho messo, hanno detto sì, quindi preso un altro giocatore che lui forse sarebbe stato meglio tenerlo per un'altra squadra, però signori devo approfittare del modulo pessimo che ha beccato Sequel per fare più punti possibili. Se riesco a batterti con questo modulo ti devi vergognare, intanto ho preso il mio secondo giocatore, ma ti devi proprio vergognare se riesco a batterti con questo modulo. Le prossime puntate devi giocare veramente con l'1-1-9, guarda. Vabbè, e c'hai ragione però, non dico niente perché c'hai ragione. Tra l'altro ragione. Pure con il giovane che c'ha 60 che non cambia ruolo che mi fa meno 5 punti. Allora io vado sul terzo quarto acquisto, ormai ho perso il conto. Mi serve per forza lui. Devo prenderlo assolutamente. È un giocatore che secondo me sarebbe stato appunto più, non lo so come dire, cioè sarebbe stato utile forse da un'altra parte. Però devo prenderlo. Provo a mettere lui come contropartita, che ne vale 17. Vicino ci metto circa 5 milioni perché il mio viene sempre svalutato. Vediamo cosa ci dicono, che non sono interessati. E allora facciamo una cosa, io provo a mettere il mio portiere titolare. So che ci sto perdendo, però mi serve. E non sono interessati neanche al mio portiere titolare. E quindi accetto i 26 milioni, va bene così. Potevo trattare, però di solito quando si fa una trattativa così, di solito difficilmente calano di tanto. Quindi va bene così. Ho preso un giocatore, ora devo stare attento alla situazione portiere, perché c'è un portiere che ha un ruolo cruciale. Tu invece sì, come sei messo? Chi hai preso? Dimmi qualcosa. No, non ti dico nulla perché poi me la copi, però al di là di questo ho fatto due acquisti al momento, però sono messo bene, cioè bene insomma. Più che altro non capisco perché non mi accettano mai gli scambi che voglio io, cioè è assurdo, non mi accettano mai. E quindi non lo so, aspetto. L'unica cosa positiva è che al debutto ho vinto 4-2 contro l'Atletico Madrid. E allora stai messo benissimo, porca miseria. Sì, benissimo, guarda, è una Pasqua. Io sto provando a chiudere l'ultimo giocatore, non riesco a prenderlo per questioni di, porca misera, di proprio centesimi. Vediamo un po', non ce la faccio per centesimi, porca di quella vacca. Allora, o mi tocca aspettare 7 giorni e poi ci riprovo, altrimenti provo a fare il contratto in questo modo, ma è quasi impossibile che accettino una offerta del genere. Niente, non accetterà mai 85.000 di stipendio questo qui. Però ci provo comunque. Al massimo, se non ci riesco, aspetto qualche cessione, perché anche io ho tantissimi giocatori ancora sul mercato. Provo appunto a vendere qualcuno e poi ci riprovo mettendo il portiere come contropartita, quindi riprovando di nuovo la stessa identica trattativa. Io avrei bisogno proprio obbligatorio di calciatori in scadenza, ma non li trovo perché non ho molti soldi, anzi ho quasi niente. Però poi più che altro, cioè, andare a cercare tipo gli Ada è un pugno nello stomaco. Accettato, allora. Porca misera, l'ho preso, mamma mia, non so come ho fatto a prenderlo, cioè incredibile, guadagna pochissimo, mamma mia, grande. Ti faccio i miei complimenti. Allora, io non sono sicuro che mi giochi il giovane, probabilmente non giocherà, io lo metto titolare,
se mi gioca bene non mi becco il meno 5, se non mi gioca in panchina c'ho un 80 e quindi comunque mi giocherà per forza lui. E quindi io sono messo abbastanza bene. Adesso avanzo un po' perché posso giocare già le prime partite, ho 0 euro nel budget degli trasferimenti, 0 euro in quello degli stipendi, quindi cioè non posso fare praticamente più niente. Nel frattempo io ho simulato la prima partita con il Tottenham e ho vinto 2-1, e adesso simulo con il Real Madrid e ho pareggiato 1-1. Allora, io mi sa che ho finito perché ho 0 euro, come dicevo prima, non posso fare praticamente più niente, quindi anche se volessi. E per quanto riguarda invece il giovane, in panchina ho il terzino che appunto potrebbe subentrarmi qualora appunto il giovane non dovesse giocare. Per il resto io direi che ci sono, non ho neanche i soldi per rinnovare i contratti, quindi se c'è qualcuno con la clausola ho perso, cioè praticamente se ne va. Simulo pure con il Barcellona, ho perso 2-1 con il Barça, porca di quella vacca. Io guarda, invece nelle prime tre ho fatto 2 vittorie e un pareggio. Porca miseria. Sì, guarda, stai a vedere che questo modulo qui in game rende e non lo sappiamo, e adesso scopriamo un modulo nuovo. Certo. Ma proprio il mio rende, sto schifo. Ma stai a vedere con il culo che tieni, porca miseria. Ma va, guarda, adesso ti mando a quel paese. Allora, io nel frattempo sto cercando di chiudere ufficialmente il mercato. E che palle. Nessuno vuole il giocatore che voglio dare, è assurdo. Cioè nessuno, ma nessuno, proprio nessuno. E quindi proviamo a fare qualcosa, tipo proviamo a dargli così. No, niente raga, niente. Ok, io sono riuscito a rinnovare qualche contrattino nonostante i 0 euro, quindi hanno praticamente rinnovato, ho tolto le clausole e hanno praticamente rinnovato con uno stipendio pari, però senza la clausola, quindi almeno sono riuscito a fare questo. Ora sistemo i piani di crescita e poi direi che ti posso anche dire gli acquisti. Tanto hai comunque già vinto tu, visto quello che tieni un culo incredibile. Cioè, ma che è un culo incredibile? Il culo incredibile si ferma quando la mia squadra è questa. Maledetto te, maledetto. Qua, ma tu 5, non devi 3, guardare 2. La squadra, devi vedere quanti punti fai. Hai vinto tutte le partite con PSG, Manchester City, dai. Ma no, ma che era tipo Atletico Madrid, Manchester United e Tottenham, tipo. Hai detto niente, porca miseria, io ho perso col Barça. Io sto cercando di chiudere trattando per un giocatore, ma sono un po' rompipalle loro e mi dicono che vogliono più soldi, che io non ho. Attenzione, è arrivata l'offerta che speravo. Ci avevo messo una vita, ma alla fine mi è arrivata. Venduto. Adesso aspettiamo solamente che economicamente parta per poi gettarci a capofritto sul giocatore che volevo prendere prima. Allora, questa offerta a questo punto io posso anche accettarla, perché tanto ci arriveranno a breve dei soldi, suppongo, nella speranza che il giocatore non si incaponisca e dica: oh, quando iniziamo? Ok, venduto, non vedo l'ora che inizi la trattativa inizia adesso, così almeno abbiamo anche... Bah, ti posso dire che tutto sommato, nel senso, il modulo è molto difficile, non te lo nego, da utilizzare, però la squadra non mi dispiace per niente. Allora, io invece devo mettere come contropartita qualcuno, perché, allora, cioè, non lo so, cioè, è un... No, ho deciso di non puntare sul giovane. Mi dispiace, ma ho deciso di non puntare sul giovane, perché tanto non mi sta giocando comunque. Cioè, quindi è un macello. Quindi provo questa offerta che non ha senso di esistere. Vediamo un po' se accettano. Non accettano, porca miseria. Io sono un po', cavolo. Peccato, perché secondo me perderò tantissimo per quel giocatore che non so, che non ho messo, cioè, capito? Perderò tanto perché ho messo il giovane. Ma lo metti alla fine il giovane? Sono costretto a metterlo, volevo prendere un altro, però non accettano, quindi non lo vogliono come contropartita, quindi mi sa che sono rovinato. Addirittura rovinato? No, sono rovinato perché quello incide tantissimo nella simulata, un giocatore di 60, tu non ce l'hai titolare. Ok, nel frattempo io faccio l'ultimo acquisto e poi ci sono. Ok, anche io sto provando a fare l'ultimo acquisto, magari, non lo so, devono accettare una cosa così, è quasi impossibile però, perché poi dopo di conseguenza non ce la faccio. Hanno accettato, io invece ho chiuso, bene così, gli faccio il contratto e poi ti vado a dire i miei acquisti quando tu hai ufficialmente finito, così non me li copi come fai sempre. Va bene, no, ho ufficialmente finito, non ci posso fare niente, non mi giocherà di sicuro il giovane e quindi niente, dai, va bene così, non fa niente, cioè, magari mi gioca, però nel senso, sono bloccato in una via di mezzo, perché per far giocare il giovane non ho nessuno in panchina, però secondo me mi mette uno di un'altra posizione lì.
capito? Quindi evidentemente comunque tanto vale prendere un giocatore di ruolo. Però non importa, non fa niente. Io ho finito, va bene così, dai, mi fermo così. Va bene così, tanto hai già vinto tu, quindi mi fermo. Ma così. Basta, ma guarda, profilo basso, secondo me arrivo ultimo. Tra l'altro c'ho anche un 5-4-1, ma che modulo è? Vabbè, dai. Io ho finito, io ci sono. Se ci sei anche tu, ti posso dire la squadra a questo punto. Vado io? Parto io? Sì. Allora, vado un attimo su cronologia. Ti dico un po' tutti quanti gli acquisti. Le cessioni non te le dico, ti dico direttamente gli acquisti, che poi sono quelli che contano. Allora, ho preso Gerard Moreno dal Villarreal. Che l'ho pagato 58 milioni più Saka. Poi lì davanti, in coppia con Gerard Moreno, ho preso Vardy, pagato 17 milioni più Gabriel Martinelli. Poi dal Manchester United ho preso Paul Pogba, fortunatamente era in scadenza, perché infatti non ce l'ho fatta a prendere, cioè nel senso l'ho preso proprio per questione di centesimi. Ho preso Keylor Navas dal PSG per 26 milioni. E infine l'ultimo acquisto, che è un giocatore che ha accettato uno stipendio ridicolo, è Kalidou Koulibaly dal Napoli. Tu hai fatto una bella squadra, hai fatto una bella squadra. Ma tanto mi batti comunque, quindi è inutile. No, vai. Smettila, sei tu che arriverai più in alto. Io profilo basso, punto al 16° posto, quello che tu hai fatto. Vabbè, allora io ho preso Rudiger dietro, poi ho preso Navas in porta. Ok. Poi ho preso Kane davanti. Madonna, sana. Per 110 milioni più la casette. Poi ho preso James ad Aston. Poi ho preso Jimenez, difensore centrale, e Modric a centrocampo. Ci sta. Vi ricordo, ragazzi, che sono acquisti che stiamo segnando e quindi non potremo rifare nei prossimi episodi. Quindi se vi viene in mente, ma sempre quello, non vi preoccupate, che nei prossimi episodi questi qui non li possiamo prendere. Il mio modulo quindi è con Keylor Navas in porta 88, poi Root messo lì in difesa 64, Koulibaly 86, Tomiyasu 81, Tierney 81, centrocampo Partey 84, Pogba 86, Guendouzi 80, io l'ho confermato, non so tu, Odegaard 83 e lì davanti Vardy 85 e Giacalato forse con Gerard Moreno 86. Questi comunque, qui sono i miei. Assurdo, è la seconda volta che prendiamo lo stesso portiere. Io comunque andavo a 88, difensori centrali, Rudiger 86, Jimenez 84, Gabriel 81, a sinistra Tierney 82, a destra James 83, a centrocampo Partey 84, Modric 87, a sinistra Odegaard 83, a destra Saka 82, Kane davanti 89. Bella squadretta. Va bene, signori, non ci resta che simulare. Ci vediamo alla fine della stagione. Vediamo. Per fare un po' il conto di tutto. Siamo arrivati, signori, alla fine di tutto. Allora, io sono sincero, vedo delle vittorie, vedo dei pareggi, ma vedo anche diverse sconfitte. Non lo so, sinceramente non so cosa pronosticare. Di sicuro non ho fatto schifo come con l'Ajax, quindi secondo me io più sì. di 30 punti li ho fatti. No, tu sì? Io ho fatto schifo. Ma schifo in modo pesante o schifo giusto per dire poi comunque schifo, fa 50 punti? No, schifo in modo pesante. A maggio ho fatto una sconfitta su due. Ad aprile ho fatto 4 sconfitte su 5. A marzo ho fatto 2 sconfitte su 3. A febbraio ho fatto 2 sconfitte, cioè 0 vittorie. A gennaio ho fatto 0 vittorie. A dicembre ho fatto 2 vittorie. A novembre ho fatto 2 vittorie. Non è andata bene. Mamma mia. Allora io direi che possiamo togliere il dente. Via il dente del dolore. Dai. Andiamo a vedere questa classifica. 1, 2, 3. Ok, dai, quanto ci sta, lo accetto. Allora, sono arrivato ottavo, però ho fatto 53 punti. Ok, io ne ho fatti 40 e sono arrivato tredicesimo. Mamma mia. Ok. Allora, analizziamo un attimo una cosa. La prima cosa, prima di fare i calcoli, è bisogna vedere il giovane. A me Vabbè. Non ha giocato. A me neanche è cresciuto, Rotte. Deve fare praticamente 25 partite di minimo. Vediamo un po' quante ne ha fatte. 6, oh, sempre 6, come quello di prima, ne ha fatte 6. Ma ha giocato un altro che era tipo 80, che non era un terzino, era un difensore, però era adattato, quindi comunque mi ha giocato. Ok, quindi io mi devo prendere la penalità. Ne ha fatte 8, però vabbè. Quindi, signori, prima di vedere le statistiche e tutto, io ho fatto 53 punti, quindi 53 meno 5 a casa mia fa 48, quindi io con l'Arsenal ho fatto 48 punti e me li segno qui. Poi nello schermo vedete anche tutte le cose aggiornate. Invece, Sick, tu hai detto che hai fatto la bellezza di 40, quindi meno 5, 35. 35 punti, perfetto. Detto questo, signori, calcolatore alla mano, qui nello schermo appare la somma totale. È ancora lunga, signori, ancora lunga, è presto fare pronostici. Ho recuperato diversi punti, io ho 48 adesso e Sipwolf 35, quindi ho recuperato abbastanza.
Però signori, ancora non è finita. Io vi ricordo sempre il mi piace per sbloccare il terzo episodio. Per quanto riguarda invece le statistiche, così giusto per curiosità, per vedere chi ha reso bene e chi no, chi ha fatto bene e chi no, Vardy capocannoniere con 16 reti, nonostante sia calato da 86 a 83, ne ha fatto più gol di Gerard Moreno, che invece è cresciuto da 86 a 87. Pogba 9-3, Lacazette ha giocato comunque 8-5, Odegaard 5-5, Smith Rowe 5-3. Per il resto, poca roba. Tu invece cosa mi dici della tua squadrina? A me è uno schifo, nel senso che Odegaard mi ha fatto 11 gol, che in 10 poi basta, gli unici due in doppia cifra e assist, più quello che mi ha fatto più assist è Odegaard 6. Quindi malissimo, 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 peccato perché la squadra secondo me era buona. Sì. Però vabbè, è il modulo, cioè, è il modulo che ti ha penalizzato tanto. Sì. Comunque, signori, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo a questo punto direttamente, non so quando, perché come ho detto prima, il prossimo episodio diventa di per da voi. Appena arriveremo a 5000 like, tempo 24 ore per fare il video, per editarlo, eccetera, e poi lo avrete sul canale. Io ringrazio Sigwolf e vi do appuntamento, e do appuntamento anche a lui, tra 3-4 giorni, non lo so, con il prossimo episodio. Un saluto, signori, alla prossima. Bella!